Per fortuna che abbiamo il Movimento 5 Stelle al governo, perché se avessimo avuto Meloni e Salvini, oggi l'Italia dall'Europa avrebbe ricevuto zero, altro che 172 miliardi, di cui più di 80 a fondo perduto, cioè che non gravano sul nostro debito. E ve lo dico con i fatti: a metà maggio Fratelli d'Italia e Lega in Parlamento europeo si astengono sulla risoluzione che impegnava la Commissione ad emettere i recovery fund che poi ha emesso. Guardate un po' qua. Il Movimento 5 Stelle vota a favore, la Lega si astiene e anche Fratelli d'Italia. Ma però in Italia che cosa ci racconta la Meloni in un post di poche ore fa? Dice testuali parole: siamo stati i primi noi di Fratelli d'Italia ad auspicare il recovery fund cospicuo, immediato, con una quota maggioritaria di contributi a fondo perduto. Ma vi siete astenuti, lo dice tutta la stampa. Oramai il loro schema è chiarissimo. Che cosa fanno? In Europa cercano di affossare gli aiuti agli italiani perché se ne fregano degli italiani e del loro benessere, per poi arrivare in Italia e sparare a zero contro il governo e dire che il governo in Europa non ha ottenuto niente, invece ha ottenuto tanto e non avrebbe ottenuto niente se avessimo avuto a rappresentare l'Italia e gli interessi italiani, proprio la Meloni e Salvini, perché avrebbero deciso sul futuro dell'Italia con questi alleati qua attuali. Sentite un po'. E propria presa in giro, un suicidio politico. La proposta della Commissione europea è un colpo di Stato quasi. Vi rendete conto? Questi sono i partiti sovranisti di altri paesi europei, alleati con i sovranisti italiani, che dicono suicidio politico, è stato un colpo di Stato la decisione della Commissione europea, perché loro sono per l'austerità, sono contro gli interessi dell'Italia, che sono brutti, cattivi, spendaccioni e pasticcioni. Per fortuna che abbiamo Conte, abbiamo avuto Conte, avremo Conte in Europa a portare avanti quei tavoli che stanno dando già dei frutti straordinari, perché questi risultati qua, solo pochi mesi fa, sarebbero stati un sogno irrealizzabile, sarebbero stati un qualche cosa di impensabile, perché diciamolo chiaramente, noi purtroppo siamo stati abituati a vedere un'Europa che non dava buoni esempi, l'Europa dell'austerità, che imponeva il MES alla Grecia, un prestito, poi imponendo i tagli al welfare, tagli al sociale, che tutti abbiamo visto come hanno messo in ginocchio questa la Grecia. E appunto di MES, vorrei dire a Meloni e Salvini, non ne parlate più perché avete paura, siete stati smascherati, hanno capito tutti che l'avete approvato voi quando stavate al governo con Berlusconi, con Bossi, Salvini, e Meloni era ministro, quindi avete paura di fare altre figuracce. Quindi qua bisogna essere veramente concreti. Col Movimento 5 Stelle si lavora per gli italiani, e a chi fa propaganda sgancia e poi in sede europea vota contro gli interessi degli italiani. Dico una cosa: piantatela, chiamate, andate a incontrare questi alleati che dicono che gli aiuti all'Italia a fondo perduto sono un colpo di Stato e un suicidio politico. Ditegli che sbagliano, dite che deve essere salvata l'Europa e devono essere salvati i paesi che hanno subito di più in conseguenza del coronavirus. E l'Italia è il primo paese per questo che riceve più soldi dall'Europa, da quella che è diventata una famiglia finalmente europea, che si preoccupa e aiuta tutti i loro figli. E dite di smetterla di imporre l'austerità e il no agli aiuti in Italia, così almeno Conte avrà ancora più forza di quella che già ha, grazie al Movimento 5 Stelle e a delle forze politiche, un governo forte in Europa nelle trattative, perché questo è il momento dell'unità nazionale, è il momento di pensare agli interessi dell'Italia, non è il momento di mentire agli italiani, perché questo momento dei fatti, della concretezza e dei risultati che stanno arrivando, e non della propaganda sgangherata.